Salve a tutti, benvenuti al saggio. Oggi portiamo una notizia che è successa tanto tempo fa, però non abbiamo potuto comunicarla perché a me non prendeva. Infatti avete avuto degli shorts di una soap opera perché Amadeus l'ha fatti, la Esatto, nostra inviata. esatto. E un albero ha stroncato la fibra poi della team, cioè con tutti i conci. Adesso forse l'hanno aggiustata, non lo so. Però Ok. prende. Ok. Oggi vi parliamo dello stupro di Palermo. Ovviamente è avvenuto lunedì scorso, non so, non mi ricordo. Esatto. E sono delle cose proprio sconvolgenti. Signora Ame, se magari può mandarmi le foto della chat qua, le posso dire dopo. Qua su questo governo, perché l'altro purtroppo l'ho perso. E insomma, riprendo il discorso. Questa ragazza ha conosciuto una persona sui social media, social network, quello che è, e credo su Facebook, non lo so. E questa persona dovrebbe uscire. E c'era anche un'amica, da quanto ho capito, non Esatto, sono sicuro. esatto. E poi ha detto al barman da farla ubriacare, che ci pensiamo noi. Esattamente qua, lo leggo proprio qua. Farla ubriacare che poi ci pensiamo noi. Aspetta un attimo, va. Ok, vai. Pure è colpa del barman perché doveva capire, tutti uomini, sono due donne, poi una che se n'è andata via prima, che hanno fatto il blackout, doveva capire anche. Poi non doveva fare le cose contro la volontà di lei. E insomma, questo gruppo, questo branco cosiddetto, l'hanno portata in un cantiere abbandonato, non proprio abbandonato, però è un cantiere, e l'hanno stuprata e hanno fatto video porno per venderli sul dark web. Vero. Poi ovviamente Amadis vi fa vedere adesso tutte le cose che hanno pubblicato loro sui social dopo lo stupro. Esatto, queste sono le foto, mentre queste sono le chat, poi Dennis ce le leggerà o anche adesso se vuoi, è uguale. Web. Ah, vabbè, fa placare che poi ci pensiamo noi. Ti giuro, vero, questa è una sguadrina. Ce la siamo fatta tutti, eravamo tanti, una da solata, eravamo un casino. Già questa, già, tutto volgare, Molto. eravamo 100 cani sopra una gatta. Una cosa di questa l'avevo vista solo nei video porno che si possono vedere alcuni a pagamento e alcuni no. Dopo di essere pure male, si toccava all'ascolto, piegata a terra, chiamate l'ambulanza. Poi ci sono un po' cose volgari Esatto. che voi vedete, però non possiamo dire perché sennò YouTube si incavola con noi, però sono state censurate. Esatto. E poi praticamente sappiamo che vuol dire, se non sapete cosa vuol dire noi non possiamo dirvelo, quindi andate sul traduttore, sul Esatto. DD. L'abbiamo lasciata lì e siamo andati via. Questa è una Esatto. cosa molto... Molto brutta. Esatto. Poi lei era ubriaca. L'amica sua l'ha lasciata sola, come avevamo detto prima. Voleva farsi a tutti. Secondo me non è vero. Non è assolutamente Ha vero. fatto passare il capriccio. Non voleva. Facevano basta. E poi ci sono tutte parole sempre. Ma quello che la stupia di più è ci sono in dialetto. Esatto. Adesso vi spiegherà Amadis perché io non so il siciliano. Amadis non so come fa a saperlo, però io non lo so. Vabbè, diciamo che un po' l'ho intuito, ma praticamente la traduzione sarebbe tipo dai che ti piace e riprenditi perché mi si sta. Avete capito? Abbiamo capito, sì. Esatto. Ma si intende come la parte intima maschile, vero? Sì, esatto. Abbiamo capito. Esatto. I pugni che le davano e pure gli schiaffi, ti giuro, si fa queste cose l'hanno censurata talmente bene che neanche si capisce all'ultimo Vero. capillo. Che la testa l'aveva dentro
dentro la. Oddio. E quello che cercava di mettere. Vabbè, Vabbè, lasciamo andiamo avanti. stare, è proprio molto volgare. Questo a cavallo così, quella là sotto e quello così. È un po' di gesti strani che noi ci dissociamo e ci dispiace tantissimo, infatti. Esatto. Sì. Non trovano. Non trovano. Oddio. Vabbè, pensavo che era qualche cosa. Non trovano niente, ma compavano il mattinale di un cavo nel telegiornale. Cioè, questo mi fa ridere questa parte, la parte sotto. Ovviamente sono spuntati dal telegiornale, sono Esatto. spuntati dal TG5, al TG1, a Morning News, in tutti nei cose immaginabili. Nel telegiornale non ci spuntiamo, mi ammazzo. Poi c'è una parola in dialetto, figlio. Vabbè, Io figlio, posso figlio. scappare, me ne posso. Questa fa ridere. Io posso scappare e me ne posso andare in Messico. Compaio in America, in Venezuela. Io me ne vado in Italia. Ma dove andate? Dove Dove siamo stati? Dove è state? stato Dennis in Thailandia? È vero, c'ero solo pure io in È Thailandia. vero. Questo ovviamente, ragazzi, sempre riferito al video. Non trovano niente per i video che che hanno fatto girare tra di loro e poi appunto sono stati cancellati, da quello che ho capito. No, sono stati cancellati, sono stati venduti nel dark web. Sì, ma prima appunto di fare questa cosa sono stati tipo eliminati. Era proprio per non farsi scoprire, diciamo. Cioè, hanno venduto nel dark web e l'hanno cancellato. Esatto, poi ragazzi vi leggo anche una delle scuse assurde che ha scritto uno di quelli là e poi vi raccontiamo un po' la storia di queste cose. Ok. Allora, abbiamo letto queste chat molto volgari. Esatto. Abbiamo capito che loro sono de delle persone molto che amano la cultura porno. Esatto. Abbiamo capito da queste cose che io mi dissocio e anche l'ha inviata. Esatto. E poi, ovviamente, sono stati tutti arrestati. Esatto. Quindi no, io scappo lì, io scappo di là, io me ne vado. Lo sai dove vanno? Posso dire una cosa? Lo sai adesso dove vanno? A fanculo. Ok, va bene, tanto. A quel paese. Per dirla tutta. Ok, adesso ragazzi, allora premettiamo che uno di questi qua al momento dello stupro appunto era minorenne, poi è diventato maggiorenne, quindi appunto non si sapeva se mandarlo in carcere o mandarlo in una comunità. Lui poi ha fatto tutta la sceneggiata mostrandosi pentito e trascinato dalla massa, ma poi appunto su TikTok mi pare lui continuava a vantarsi di questa cosa e quindi è stato rimesso in carcere. Mentre un altro ha usato delle scuse banali che ora vi leggo e vediamo un attimo. Ah, eccolo, è questo qua, che si chiama Christian. Questo è un messaggio per tutte le persone che mi insultano sull'altro profilo e probabilmente anche qua. Non ero in me quando è successo questo ed è brutto sentirsi dire certe cose. Cioè, io non so che dire. Fa molto male. In tutto ciò spero davvero che le persone la smettano con queste stupidaggini perché non ero in me ed ero stata trascinata dai miei amici. Ciao! Ovviamente tutte scuse assurde. Non so, guarda, proprio non dovrebbero neanche permettersi di dare scuse in questo modo. Perché ovviamente la vita di una ragazza sarà rovinata. Adesso quella ragazza avrà paura di ogni uomo che incontra. Ovviamente il fidanzato gli sarà vicino, ovviamente. La supporterà. Esatto. E penso che ne farà passare questo tragico momento. Poi dobbiamo collegarci anche a Napoli. Adesso un collegamento così, che sono state stuprate due bambine anche da un mese di più, da 15 persone, quindi ancora di più di questi, Oddio. che una di 10 anni, una di 12 anni, se pensa, Comunque, poverelle. cioè, è proprio vergognoso. Cioè, adesso la gente deve avere paura di camminare per strada. Cioè, no, è proprio vergognoso.
Più le femmine devono avere paura adesso. Esatto. Secondo me le femmine, cioè ogni femmina ovviamente non è un obbligo, ovviamente non è un consiglio, a parere mio, le femmine dovrebbero uscire con qualche maschio, perché qualsiasi cosa dovesse succedere, almeno c'è qualcuno che dovesse proteggerle. E certo, o comunque con qualcuno, Perché... magari non da sole, esatto. Esatto, no, perché le femmine sono... Non per fare femminista, però ovviamente i maschi sono più forti e quindi sottomettono le femmine. Esatto. E quindi secondo me ci deve essere qualche maschio per difenderle. Esatto. Adesso, secondo me, è proprio perché parlano al telegiornale che fanno ancora tanti stupri. Vero. Più fanno cronaca e secondo me più le persone pensano, ah, tanto lo fanno tutti perché non lo famo anche noi. È vero, ma poi ragazzi, cioè, è proprio una cosa di mentalità. Una volta che una persona, o comunque una legge, o un qualcuno stabilisce che una cosa è magari illegale oppure che non va fatta, tutti vogliono farla. È proprio una cosa mentale. Ma una cosa proprio, ma non solo illegale, è una cosa che influenza anche la mente della donna, che capita sarà costretta a portare questo orribile ricordo che si Esatto. poteva evitare. Ah, e vorrei anche precisare che ci sono state persone che si sono permesse di dire che la colpa è stata della ragazza perché si è vestita in un certo modo, in modo... Ma Allora, ragazza... infatti. con Cioè... la madre. Uno di questi individui che, di questo branco che sono ovviamente dei porchi e Esatto. dei perché non mi Degli viene altro incivili, diciamo, si è permessa di dire far finta che quella era una mi intendo una sciguatrina Esatto. far passare per sciguatrina per avete capito? Esatto. Si chiama una cosa molto brutta. Esatto. Poi, per fortuna, la ragazza ha avuto il coraggio di prendere e denunciare tutto, e si è anche difesa e ha fatto benissimo. Esatto, perché in Sicilia hanno paura di solito a denunciare. Esatto. Anche a Napoli. Che Esatto. sono zone molto colpite dalla mafia. Esatto, ma questo è un altro discorso, se volete faremo un video a parte e nulla. Sicilia è morto pure coso, come si chiama? Borsellino con Falcone, quindi capite la mafia che c'è là dentro. Comunque Esatto. vabbè, riportiamoci al discorso. Esatto. Allora, c'è una persona che ha detto che tutti i giovani adesso sono così, l'ho sentita dire in una testimonianza. Secondo me non è vero. Cosa? Non ho capito. Perché? No, una persona ha fatto una testimonianza e ha detto che adesso tutti i giovani di adesso sono così. Esatto, non è assolutamente vero. Secondo me non è vero. Assolutamente no. Qualcuno ha detto che quando succedono queste cose va fatta la castrazione chimica. Se non sapete cosa, ve la spiego subito. Praticamente ti iniettano una puntura e questo qua non può fare quei rapporti sessuali. Esatto. Dica qualcosa, lei è inviata? Io dico che è proprio una cosa incivile, non va fatta per nessun motivo, dovrebbero vergognarsi questi ragazzi. Anzi, adesso dico proprio il nome. Allora, questi ragazzi sono Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Samuele La Grassa, Elio Arnao, Cristian e Cristian Barone, che sono due persone, e Riccardo Parinello. Ho Parrinello. capito, per caso Christian Grasso? Ho sentito male. No, è Samuele La Grassa, è un cognome. Ah. Ok. Sono un po' ridosse, scusate. Comunque, queste persone sono degli incivili. Esatto. E si dovrebbero vergognare come dovrebbero. Cioè, ognuno che stupra deve vergognarsi perché sta sottomettendo
costringendo la donna a fare ciò che non vuole. Esatto. E potrebbe anche rovinare la vita. Esatto, Cioè, perché poi anche ragazzi non è solo una cosa momentanea, poi ci saranno anche dei danni, cioè, capite? perché anche là sotto, ovviamente, sapete cos'è, se si fa troppo forte, si lacera. Esatto, e poi ci sono dei Quindi, traumi, cioè, assolutamente. se tanti stupri che sono stati fatti fino adesso, se qualcuno è rimasto incinta, ovviamente sicuro, che pensa e non vuole abortire, perché ovviamente ogni bambina non ha la colpa di niente. Perché il bambino non ha nessuna colpa, Esatto. perché non è. Però, anche se lo vuol tenere, perché io avrei fatto lo stesso, se si ricorderà sempre quel brutto momento. Esatto, e collegherà quel bambino a quel brutto momento. Perché ragazzi, ricordiamoci che ovviamente l'aborto, ognuno lo vede in modo diverso, c'è chi pensa che ancora non sia un bambino, chi lo vede addirittura come un omicidio e quindi non proprio non lo vuole fare. Allora, Ecco. io sono come se io lo vedo come un omicidio, perché in questo caso stai uccidendo una vittima innocente. È vero, ma alcuni di voi potrebbero dire che magari un bambino è ancora magari non ben formato. Riconosce come non dovrebbe riconoscere. Da quanto lo so, lo riconosce male, da quanto lo so. Sì, ma dico, Però non alcuni mi ricordo. potrebbero vedere il bambino ancora non formato come magari una cellula, altri potrebbero vederlo come un bambino vero e proprio, è proprio. Sono punti di vista. Esatto. Ovviamente così deve essere, perché ognuno deve esprimere la propria opinione. Esatto. E ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, non essere costretto dalle persone. Quindi questo già è un reato, che potrebbe anche dare violenza sessuale, anche un altro reato. Esatto, è per questo che sono andato in carcere, appunto. Tipo, se una persona non vuole figli adesso, facciamo conto e prende le precauzioni, magari fa mettere ai fidanzati i preservativi, Vabbè, sì. oppure la persona, quando deve fare i rapporti, ti prende pillole. Ma se questa persona non voleva i figli, una delle 70, e adesso ha i figli e non è una persona che vuole abortire, perché non tante persone vogliono abortire, è costretta a badare a un figlio. Esatto, ma magari ci sono mille ragioni, magari ci sono motivi economici oppure proprio non si è pronti, perché ragazzi per essere genitori bisogna essere pronti, bisogna avere la preparazione, cioè servono tante cose, non è una cosa facile. E poi devono farsi curare quel dolore del parto. Esatto, molti temono il parto e per questo non vogliono figli. Esatto, senti che l'adotta proprio per quello. Oppure ci sono anche altri che purtroppo hanno dei problemi e li adottano perché non possono farli, purtroppo. Esatto. Però. Io avrei fatto così: se non avrei voluto un figlio, l'avrei preso, l'avrei cresciuto fino a un anno, poi l'avrei dato alla chiesa, che la chiesa l'avrebbe portato nei collegi. Esatto, ma pure lì magari un bambino poi avrà una vita non proprio felicissima, oppure a volte sì, dipende. È meglio la vita che la morte, cara. È vero, è vero. E poi poteva anche tranquillamente prenderlo qualcuno. È vero. Comunque c'è solo che sono dei ragazzini ingrati. È vero. Anch'io penso. Si dovrebbe vergognare. Sì. Ancora a Dio, lei come 100 cani sopra la gatta. Vero. Poi si sono anche permessi di dire che hanno detto tipo eravamo 100 cani su una gatta, uno di questi ha detto ero schifato ma la carne è carne, ma io dico come si permettono a dare ad una ragazza della carne, come per dire cioè ormai eravamo a quel punto, l'ho fatto perché volevo, cioè oddio.
proprio. Perché questi non sono fidanzati, quindi se trovassero la fidanzata e facessero con la fidanzata senza far violenza. No, no, appunto uno di questi ha pure la fidanzata. Io spero sia stato lasciato perché è una cosa indecente mettersi con persone del genere. Quindi una persona è fidanzata e va a stuprare altre persone. Cioè, non solo il gesto di stupro, ma pure il tradimento. Pensiamo a questo fatto, cioè. Tradimento normale. Infatti, perché un conto è che tu tradisci una persona, vai a letto con un'altra persona, ok, un conto è proprio uno stupro. Esatto, cioè che tu hai stuprato una persona e come te l'ha fatto per goduria, non lo so. No, ma è anche peggio perché questa persona, l'altra persona, in questo caso l'altra persona non è nemmeno d'accordo, quindi. Oh mio Dio, io non ho parole. Esatto, se vuole dire qualcos'altro, se no chiudiamo il video. Io ho finito di dire tutto quello, ribadisco che è una cosa veramente incivile, dovrebbero vergognarsi tantissimo e questo è quello che ho da dire, ho detto Va bene, allora noi auguriamo che auguri di pronta guarigione alla ragazza che non è, sta facendo un percorso, anche alle ragazzine di Napoli che sono state stuprate, che stanno facendo un percorso come si chiama, psichiatrico. E dammi la mia inviata, arrivederci.